Ehi, lo sai che su Fandomium puoi acquistare qualsiasi gadget a tema Marvel, DC, serie TV, anime e trovi di tutto, magliette, Funko Pop, action figure e con il codice JAXAD hai anche un piccolo sconto. Link in descrizione. Morbius ragazzi, torniamo su Morbius, ormai ci siamo, mancano pochi giorni al rilascio, finalmente, dopo un'attesa di 3 anni vedremo questo film. Ma purtroppo l'aria che gira intorno a questo film non sembra essere molto positiva. Prima di iniziare però ragazzi vi consiglio la felpa del giorno e la felpa del giorno è quella con il ragno del simbionte di Venom. Molto bella, molto carina, la trovate nei commenti, vi lascio il link e ovviamente con il conto JAXA per avere un piccolo sconto. Questa è molto bella, ve la consiglio veramente. Detto questo, quali sono queste preoccupazioni ragazzi? Pare che secondo la critica, secondo chi ha visto il film in anteprima, c'è stata una premiere un po' di giorni fa, sembra insomma che tutti gli indizi, tutte quelle robe di Spider-Man sul muro, la Oscorp di Amazing e tanti altri indizietti che abbiamo visto nei vari trailer, pare che saranno semplicemente riferimenti. Basta. Pare che non ci sarà nessuno Spider-Man, pare che non ci sarà niente di particolarmente eccitante. E questo è un po' un problema, un po' un problema perché qui si ritorna al discorso che ho fatto più di una volta, cioè questi cavolo di film sui nemici stand alone sono un'idiozia. Venom 1 è stato una cacata, Venom 2 un disastro, Morbius sembra andare in quella direzione. Ragazzi, il punto è che questi nemici non possono nascere senza Spider-Man, ci deve essere Spider-Man, ci deve essere perché perdono tantissimo da soli, c'è poco da fare e non potete venirmi a dire ma questo è un film solo su Morbius, non è che ci deve per forza essere Spider-Man. Ma ragazzi, ma Morbius è un nemico di Spider-Man, nei fumetti è collegato a Spider-Man, quindi niente Spider-Man, perdi, non so, il 50%, se non addirittura il 70% di entusiasmo per un film del genere. Non è scollegato perché comunque c'è l'avvoltoio che sicuramente lo recluterà per i Sinistri 6, ormai questo è abbastanza chiaro. Però comunque, cioè, io dico, ma a me che cazzo me ne frega di Morbius, le sue origini e non so con chi combatterà, chi cavolo sarà il suo nemico. Cioè, questo dico, anche Venom contro Carnage. Cioè, alla fine è stata poca roba, Venom contro quell'altro, Riot. Cioè, due film dove si continua a combattere con i simbionti. Morbius che fa? Combatterà con un vampiro? Nel sequel combatterà con un vampiro? Cioè, ma a un certo punto, ma che cazzo se ne frega? Cioè, ma non puoi farmi un film in questo modo. Poi, raga, il film lo devo vedere per carità. Non lo sto criticando già con largo anticipo. Però, diciamo che dopo Venom 1 e 2, più o meno dalla Sony con un film del genere so cosa aspettarmi. Quindi spero che questi pareri che sono arrivati siano sbagliati, spero che il film possa stupirmi, che ci sarà una scena post-credit particolare, che andrà a collegarsi in maniera chiara e decisa verso Spider-Man, perché ragazzi, deve essere Spider-Man, punto, cioè è inutile girarci intorno. Venom da solo non funziona, porca miseria, non funziona, ci vuole Spidey. Vabbè, comunque, vedremo cosa accadrà. Fatemi sapere la vostra, ragazzi. Iscrivetevi al canale, su Twitch e tutti gli altri social in descrizione. E come sempre, come detto prima, con il conto JAXA per acquistare le vostre magliette a tema Marvel, DC, tutto quello che volete. E il conto JAXA, ragazzi, lo potete usare su qualsiasi maglia, qualsiasi gadget, Funko Pop, action figure, tutto quello che volete. Detto questo, vi saluto e niente, speriamo bene per questo Morbius. Un saluto a tutti e alla prossima.